Pronto, prova. Ora, due, tre. Ti devo presentare? Mi chiamo Francesco Lubrano. Mi chiamo Yuri. Morena. Flavio. Giulio. Alessio. Nadio. Quanti anni hai? 9. 4. 6. E io? 3 anni. Il voto più basso che hai preso? 1,8 più. È stata una giornata brutta? No, dai. 8 più non è mica la fine del mondo. Il giornale lo vedete mai? Io lo sento la mattina. Non sto tanto libero perché lunedì vado a catechismo e martedì a basket, solo il mercoledì ho libero. E martedì, giovedì vado a basket e venerdì vado a catechismo e la domenica vado a messa. Notizie di politica, le seguite? Quando fa vedere a Renzi. Ma Matteo Renzi lo sai chi è? Sì, il presidente che fa... Fa credere agli altri che è buono, invece non lo è. È molto furbo. Sai chi è Angela Merkel? Una cantante. È il capo della Germania, mi sembra. È venuta in questi giorni a trovare Renzi e lui l'ha ospitata a Firenze, che è la sua città, no? E secondo me si è innamorato. No, non mi sembra il suo tipo, lei è un po'... Forse hai ragione, è un po' scemo. E che cosa avranno fatto? Per me riunioni. Arrangiare racchette? Quindi ha fatto un po' gli onori di casa, Renzi. La pulizia di casa. A Firenze ci sei mai stato tu? No, non sono mai stato a Firenze, però sono stato a Gaeta. Che cosa gli avrà fatto vedere? Renzi non sapeva molto di Firenze. La Merkel non sapeva moltissimo di Firenze perché lei è a capo della Germania. Non ha fatto una bella figura? Mi sembra proprio di no. Che cosa avranno mangiato? Le cose tipiche di Firenze. Ad esempio? Patatine fritte. Un'aranciata. O una limonata. Il conto chi l'avrà pagato? Renzi. Perché i maschi devono fare gentili. Ma secondo me avranno unito i loro soldi e pagato tutte e due. Quindi hanno diviso, hanno fatto... Sì, hanno condiviso il debito. Silvio Berlusconi, l'avete mai sentito nominare? Dei miei amici. È vero, Berlusconi, alla giardina di infanzia. Dicevano che era di un'altra lingua. Berlusconi? No, italiano. Silvio. Fisicamente lui è un poco avido. Tempo fa Silvio Berlusconi e Matteo Renzi si sono incontrati e hanno... Fatto amicizia? Hanno fatto un patto che si chiama il patto del Nazareno. Che cosa sarà? Il patto del Nazareno? Un patto che fa una persona nazarena a un'altra persona nazarena. Per me hanno fatto un patto di alleanza. Tipo se uno aiuta uno, poi l'altro fa una cosa per quello che ha aiutato. Ha un acconto. Che guadagniamo i soldi se dividevano. Penso volevano, secondo me, condividersi la Repubblica. Tu chi candideresti come Presidente della Repubblica? Abbiamo gli amici, solo che non abbiamo nessuno da candidare. Non sanno nemmeno che cos'è la Repubblica. Ci sarà un voto segreto. Che non si sa quanti votano quello e quanti votano... No, quanti votano questo è incerto. Di certo Renzi metterà un sacco di nomi. Renzi, così voteranno proprio Renzi. Ci saranno i francotiratori? Sono un gruppo di persone che si chiamano Franco che tirano qualcosa. Sono quelli che dicono che votano una cosa e poi invece all'ultimo votano un'altra. Meschini. Sono fetenti. Poche persone voteranno. Mancheranno i voti quindi? Sì. Le votazioni andranno bene, però Beppe Grillo scalerà sotto e Renzi e Berlusconi se la giocheranno. Adesso possiamo sapere che cos'è la Repubblica Italiana.